Oggi nella nostra cucina disastro, e sottolineo disastro perché ho un disastro di tubi scoppiati, eccetera, ma questo è un altro discorso. Oggi colui il quale sappiamo bene tutti chi è ci delizia di una gioia, e cioè la lavastoviglie che improvvisamente ha smesso di funzionare. La accendi e rimane bloccata nella fase di svuotamento dell'acqua. E non fa assolutamente niente. Io volevo fare un po' di manutenzione, come vedete, ma niente da fare. Per di più, c'è una perdita in questo aborto e quindi devo smontare anche queste tubazioni. Come vedete, c'è una goccia. Quindi oggi vi delizierò con una serie di bestemmie infinite, perché come voi sapete bene, i lavori idraulici producono bestemmie e per la vostra gioia ne farò. Come prima cosa ci dedicheremo a questo aborto. Abbiamo staccato qui le connessioni di corrente a norme ISO, come potete ben vedere, come avete visto prima, è tutto a norme ISO 9001. Scaldabagno qui è scollegato, bene così, la lavatrice è scollegata, la lavastoviglie è scollegata, è tutto scollegato. Collego anche queste cagate. Adesso diamo fondo alle attrezzature regalateci da Sebi. Io sto usando questa borsa per comodità, ma ora si tratta di smontare tutto. Smontare tutto. Ora mi rendo conto di non avere preso l'unica cosa utile, e cioè una pinza a pappagallo, quindi devo usare questa enorme pinza qua, o chiave come cazzo si chiama, che è veramente gigantesca. Porco di cane, sto spaccando le dita. Vediamo intanto di staccare la lavastoviglie. Che solo si svitaste sta merda. Ok, il problema è qui. Devo staccare anche la lavatrice, logicamente, usando la chiave al contrario. Perché? Perché non ho preso la pinza giusta? Quale motivazione? Vediamo se con questa gigantesca chiave sono riuscito a mollare la lavatrice. E svitati. Bene, filtro che non c'è, ottimo, così si fa. Molto bene. Ora questo, come potete bene osservare, questo è venuto via a mano, quindi questo è già, mi suona di perdite. Ok, rubinetto. E questo, io insisto con questa qua, mi sta piacendo questo sistema. Se questo mi perde, io divento una scimmia antropomorfa. Come può essere che questo mi perde qua? Il problema è se perde qua, perché non sono sicuro di avere i pezzi. Io già vedo un problema. Vediamo se riesco a togliere. È bloccato, completamente bloccato. Ok, secondo me il problema è qui. It was at this moment he knew. He fucked up. Eh sì. Vabbè. Quindi il problema è teflonare per bene questo. Ora gli do una pulita e vediamo. Quindi questa prima fase è risolvere la perdita lì, che speriamo sia qui e non qui o qui in questi due giunti, che sennò veramente sono cazzi all'interno dell'ano. All'interno dell'ano. Ora, come si mette il teflon? Il teflon si mette in un senso che adesso non mi ricordo mai, orario o antiorario, però adesso lo vediamo. Il teflon va messo in modo che quando noi avvitiamo lui non si svolge. Ora, se io lo metto così, quando io vado ad avvitare,
lui mi si svolge. Se io lo metto così, vediamo cosa succede. No, succede che è giusto, perché quando io lo vado ad avvitare, mi è stato detto di non accavallarmi, ma io mi accavallo leggermente, è un'abitudine che ho da sempre. Ma poi ti può causare? No, non mi causa niente. Sto avvitando in modo che lui in senso orario, quando vado ad avvitare, quando io mi avvito, questo mi fa così, ok? E quindi mi rimane in posizione. Se io la metto al contrario, mi si apre. Non so se io lo avvitassi al contrario e avvitassi così, vedete, mi si apre. E ciò è catastrofo. Quindi questo l'ho messo. Ora devo fare la stessa cosa con questo lato. Sempre in senso anal orario. Io amo il teflon, perché è un materiale inerte. A meno che, dai, smentitemi con dei paper scientifici che parlano di tossicità del teflon, ma io me ne sbatto. Io me ne sbatto, capite? Ecco. E così abbiamo anche questa parte così. E ho messo il teflon in senso di avvitamento, in modo che questa parte qua, quando avvito, viene schiacciata e tenuta in posizione. Ok, lo stesso da questo lato. E quindi ora non si resta che avvitare questo qui, che come vedete prende molto bene. E ora devo usare la chiave gigantesca comprata dai cinesi, una chiave gigantesca, e avvitare, magari mettendomi gli occhiali, perché non vedo un cazzo. Dicono sempre con il teflon di non avvitare mai troppo, e io non avvito mai troppo, e quindi va bene così. Ora qua abbiamo il giubbinetto. Mi dicono anche non togliere il teflon vecchio perché fa spessore. Sì, ma io preferisco fare le cose per bene e pulire. Vedete qua, c'è della ruggine, vuol dire che l'acqua si è infiltrata sotto il teflon. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo questo. Già, abbiamo questo, una T, un rubinetto che funziona bene. Una T con residui di teflon, adesso gli do una pulita. Quando fate questi lavori, fateli con calma, perché dovete mettervi in testa che nel mondo dell'idraulica toccate una cosa e se ne rompe un'altra. Quindi rassegnatevi all'inizio, sappiate che perderete una settimana, e quindi prendetelo come il passatempo della prossima settimana, perché sicuramente accadrà la devastazione più completa. Ho pulito a sufficienza. Ora gli passo dentro questo. Ma vedete che entra benissimo. Quindi ho pulito bene. E questo entra anche lui benissimo. Questo rubinetto non perdeva e non lo tocco. E quindi ora si tratta di avvitare questo. E c'è poco teflon, perché entra troppo facilmente, e quindi ne aggiungo. Porco d***o. Vediamo se l'ho messo al contrario. Ah, ecco, ovviamente il teflon è finito mentre lo mettevo. Vaffanculo. Allora io devo avvitare così, quindi avvitando così questo deve stare così, lo stavo mettendo al contrario. Se ho avvitato giusto, l'ho messo al contrario sicuramente. Infatti l'ho messo al contrario, perché adesso se lo avvito così lui mi svita tutta la situazione. Sono un coglione. Questo deve essere messo così. Ecco, ora posso avvitare. E infatti ora fa presa bene.
Adesso però non mi ricordo più come erano messi questi, perché mi avanza un rubinetto. Perché mi avanza un rubinetto? Perché io qua ci attacco questa, qui ci attacco questa e qua ci attacco questa. Ok? E abbiamo rubinetto, rubinetto e rubinetto. Probabilmente questo era già qui da prima e non l'ho usato, infatti è completamente asciutto, quindi non mi avanza niente. Ok, è solo confusione. Ora devo teflonare qua, che deve entrare così, e quindi dovendo entrare così, cioè io lo metto così, lui mi si svolge, quindi deve andare così. Sì, ok. Mettere il teflon è sempre una rottura di cazzo. Io vedo su internet quelli che fanno i giri che sto facendo io, loro li fanno così, al volo, io invece sono qua totalmente rincoglionito a mettere questo teflon come se, che cazzo ne so. Ora l'ho messo al contrario, perché io per avvitare devo entrare così, quindi l'ho messo esattamente al contrario. Questo è perché sono un coglione, vedete, l'ho messo al contrario e mi succede sempre, perché non c'è verso che io mi ricordi la direzione del teflon, non c'è proprio verso. Porco d***a. Ora lo sto mettendo ancora al contrario, vediamo, perché deve entrare così, e infatti sì, l'ho messo ancora al contrario, vedete, non c'è verso, io sbaglio, quindi così no, ma esattamente al contrario, così. Porco d***a. Porco d***a. Porco d***a. Ora lo sto mettendo, immagino, giusto. E in effetti mi viene anche più facile. E è finito anche lui. E quindi ho consumato già due rotoli di teflon. E avanti con il terzo. Il terzo rotolo di politetrafluoroetilene. Forse troppo? Non lo so. Ma io ne ho messo tanto così. E ora posso avvitare senza rischiare che lui si srotoli, sperando che tenga, e sono arrivato alla fine, e quindi o tiene o tiene. Quindi adesso io chiuderò qua e chiuderò qua e vado ad aprire l'acqua. Grazie signore, grazie per questo regalo, per questo regalo che mi fai. Grazie signore Gesù, grazie. Porco porco, grazie. Bastardo maleducato e bastardo. Cioè non ho neanche il secchio per il mocio, manco quello c'ho. Porco secchio sparito, bastardo, maledetto e bastardo. Faccio niente qua senza il mocio, vaffanculo al mocio, porco. Io ci metto questo e me ne sbatto, vaffanculo schifoso, bastardo. E porco, che è successo qua, bastardo? Meno male che mi hanno detto, ah, questi giunti sono eterni, ah, oh, non si rompono mai, porco. Il mio cazzo è eterno. Ovviamente questa chiave... Co***o! Vai a fare in culo! Bene, e adesso vediamo che cazzo devo fare qua. Per quale piastre mi sono esplose. Quindi ora ho anche un altro problema. Ma lo sapevamo già che finiva così.
e sarebbe finita così. Questo se ne va a fanculo. Ed ecco com'è finita, che io ho dovuto disarticolare questo dal muro e si è tirato tutte le piastrelle e mezza casa, ovviamente, perché ora io posso fare così, come vedete, e demolire e praticare una simpatica demolizione. Vedete, posso demolire molto bene. Grazie signore, grazie, grazie, non ti stupisci mai. Ci fa sempre dei meravigliosi regali. Quel p***o. Fanculo. Ho scoperto perché si è staccato da qui. Perché questo è stato montato male. Perché qui, come potete vedere, c'è un collare di metallo che va a stringere e a bloccare il tubo in posizione. Quindi non può mai uscire, perché viene stretto con la violenza qui. Ma qui manca questo collare di ottone, che io dovrei averne qui diversi, ma ovviamente adesso non ne trovo neanche uno e non ne troverò nemmeno uno per tutta la vita. Quindi io non potrò più montare niente, e senza quel collare non c'è verso di fare forza. Vedete, io quella parte non ce l'ho, quindi posso solo attaccarmi al cazzo oggi, rimanere tutto il giorno senza acqua e senza ADSL, senza niente, e rimanere senza la vita, perché non ho i pezzi che mi servono. Molto bene. Ed eccoli, se mettessi a fuoco questa telecamera di merda, eccoli qua i collari che mi servono. Questo, che poi va a stringere con questo, e quindi stringendo lui si aggancia al tubo e non esce mai più. E questo, come vedete, mancava del tutto. Questo perché la persona che mi ha fatto questo impianto, vabbè, lasciamo perdere, mi sono ricordato che non l'ho fatto io. Questo è stato fatto in emergenza chiamando un idraulico, e ha fatto questa stronzata. Va bene. Ora non sono sicuro di avere la possibilità di usare questo troncone che dovrò tagliare per fargli fare bene presa qui, quindi taglierò un centimetro grazie al tool, vedete, ma mi sono premunito di un pezzo di tubo. E voi vi direte, ah, avevi un pezzo di tubo da parte? No, l'ho buttato via il pezzo che avevo da parte. Ho dovuto tranciare un pezzo dell'impianto di sotto nel laboratorio, ricollegarlo con i giunti così, che per fortuna funzionano molto bene, perché non riusciva ad uscire sto cazzo di tubo, perché era bloccato bene da quel collare qui, che come vedete dentro ha dei cazzi che fanno presa, e lì mancava. E quindi ora io intanto proverò ad accorciare questo e a ricollegarmi qui nello stesso modo, in questo modo qua, vedete, io trancio e ho accorciato. Guardiamo se lo trovo, perché ovviamente è sparito nel nulla. Guardiamo questo pezzo che ho appena tranciato, e come vedete non ha nessun segno di aggrappamento da parte di questo collare qui, e quindi è logico che salta via con la pressione dell'acqua, porco d***o. E quindi ora io lo ricollegherò giochicchiando con l'acqua, perché sono un coglione epocale, ma adesso asciugherò ancora meglio.